Siamo andati in giro per Piacenza stasera a vedere se riuscivamo a trovare un po' di giocatori di Pokémon Go. Ne abbiamo trovati diversi e sentite quello che ci hanno detto. Allora, ci spieghi un po' come funziona il gioco Pokémon Go? Allora, in pratica utilizza il GPS per trovare la propria posizione su una mappa copiata da Google Maps. Sulla mappa appaiono i Pokémon. Cliccandoli si dà avvio alla battaglia, in realtà si tratta semplicemente di lanciargli la sfera e catturarlo. Più cammini, più trovi Pokémon, è questo l'obiettivo. Il livello di questo gioco è camminare. Ho scoperto ieri che c'era la Banca d'Italia a Piacenza, strade che non ho mai visto. E quindi il bello è che ti fa... Il bello è che ti fa esplorare le città. Ci sono i Pokéstop, dove ci sono i monumenti storici, quindi tu ci vai sopra, scopri che cos'è, magari c'è una Madonnina stesa su un muro e vedi che la... Cioè, oh guarda c'è una Madonnina, non sapevi che c'era. Bello. Fai un po' di attività fisica. Interagisci con le altre ragazze. Sì. Li fa camminare. Bisogna camminare per giocare, giusto? Esatto. È già positivo perché tutti sono abituati con i palloncini, stare seduti come delle mummie. Ce n'è uno anche in particolare che stai cercando? No, c'è Pikachu, però... È raro! È classico, è non raro, si trova esatto. Mai, ma è cioè, quello che devi trovare, perché sennò non sei nessuno, devi trovare Pikachu perché non sei contento se no. Ormai si vede da tutte le parti, su Instagram, dappertutto, che ci sono queste immagini qua dei Pokémon e fanno di ogni, però secondo me non è tanto un bel gioco. Bisogna stare attenti sulla strada, rischio sulla strada, non so il... quindi... Infatti molti vostri amici ce l'hanno, quindi? Sì, quasi tutti. Per quanto ne so io, no, non l'hanno scaricato. Ce l'ha un mio collega di lavoro. Ok. Perché amici non ne ho.